tutte ragazze, un bacio grande, bentornate nel mio canale video con mia sorella che è di là. Vieni sorella, sorella vieni. No, non avete idea che cosa dobbiamo fare oggi. Ciao, bacino prima. Amore, no, non avete idea questa cosa deve fare. Sì. No, non avete idea. Fate le unghiette mia sorella, fagli vedere. Ma volevo fargli vedere dopo. Dopo, le unghiette dopo. Comunque video, allora, visto che brontola sempre che io spendo tanto, guarda, cioè parliamone? Parliamo. Prima detto, tutto deve durare di... mezz'ora. Esatto, tutto di mia sorella, qui okay. Non c'è niente di mio, per cui c'è Shane, poi chi è che c'è? Zara e CVG. Per cui adesso, allora, prima vi faccio vedere cosa dobbiamo fare adesso, Roberta, dillo. Allora, come sono vestita? Fit check, si dice così ragazze? Sì. Così vi faccio vedere come sono vestita. Poi... E questo mia sorella, cioè parliamone, mia sorella va in brodo di giuggiole per questa cosa, eh? È la prima volta, dai, fammelo fare. Poi ci fate sapere come è andata. Sì, ma Giusy, te l'ho già detto prima, ma un filtro per risultare più belle, non c'è. Ma tuo amore sei bellissimo. No, mi si vede tutte le rughe. No, ma alla gente le frega un cazzo, dico. Vabbè. Ma tu sei amore bellissimo. Niente filtri allora, vabbè, ok. Noi è naturale. Dai, certo, ragazzi, non è bella. Sì. Dai. Allora, cosa devo fare? Adesso ci faccio okay. Si veste, io la riprendo, va tutta avanti e indietro, tutte quelle cose che io non sono buona. Comunque, lei ci gode, io sono felice di renderla felice. Okay. Per cui faccio pausa e lei si veste. Ciao! Fit check, giornaliero, qui da mia sorella. Allora, più o meno. Guess. Preso l'anno scorso, poi un attimo, pantaloni, questi non mi ricordo di chi sono, Gaudì, pantalone Gaudì con le paillette e ho voluto sdrammatizzare il tutto con la felpa presa quest'anno in un outlet all'Auchan di Monza, andate perché c'è veramente tanta bella roba di Guess, stupenda, l'adoro. Scarpe, sempre per drammatizzare, queste sono di Pepe Jeans, prese 2 anni fa. Fatta Giusy! Bellissima! Poi ho preso sui nuovi arrivi da Zara questo bel maglioncino dove ha questo particolare in acciaio molto carino, dove o si tiene a spalle scoperte, che a me piace tanto le magliette a spalle scoperte, oppure chi vuole lo utilizza anche su, va benissimo. Io l'ho preso abbinato, solo che l'ho lasciata a casa, la gonna in rosso nera, l'ho abbinata con questo. Ok, questo invece l'ho preso da CVG. Cioè, adesso parliamone, è poco bella, perché è poco bella. CVG, io ho visto da Zara, c'era lo stesso a, mi sembra, 59,90. Io l'ho trovato da CVG, identico, la stoffa è bella aderente che trattiene tutto, i difetti di questo mondo, pancia, sederino e la particolarità della manica. Scusi, ci faccio la stilata, venga avanti e indietro. Cioè, gli ho dovuto insegnare a camminare, cioè parliamone. Vai! Divina Shane, allora adesso qua dobbiamo farle in contrario. Cicci, tu prendi la prima cosa che voglio dirvi, mia sorella mi ha detto Roby, perché
mi fa sapere tutte le cose che compra, che acquista. Compra questo prodotto che liscia bene i capelli. Minchia, è vero. Cioè, ieri sera me li sono lavati e proprio senza usare, come faccio di solito, la piastra, con questo, dopo che passi il balsamo, ok, ed è l'Elviv, dopo che passi il balsamo usi questo, lo passi bene nei capelli per 8 minuti, 8 secondi. No, 8 minuti. 8 minuti, cioè in pratica te lo passi secondi, un po' così, no. Te lo passi un po' così e dopodiché risciacqui. Allora, qua c'è scritto balsamo lamellare, trasformazione immediata, capelli lunghi e danneggiati. Questo è per chi lo vuole prendere, è molto 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 buono. Poi dopodiché, allora, adesso tu, io apro. Sì. Facciamo l'incontrario, sono così due. La prima cosa, Giusy, brava. Allora, fai vedere, fai vedere. Cioè, mi sembra... Fai vedere. Perché mi prendi per scema? Cioè, voglio ricapire. Che cos'è, Roberta, questo? Che cos'è? Allora, è una lacca. Perché io l'anno scorso, insieme a mia sorella, siamo andati a fare l'elobbro. Non si direbbe, no? Vabbè, un pochettino è rimasto. Ma va, guarda. Il tatuaggio. Cioè, secondo voi c'ho il tatuaggio sulle labbra? Dai, su. Allora, questa è una lacca. Adesso la provo con voi. Dopo finito il video lo toglierò e vediamo off. Se funziona. Una lacca peel-off. Roberta, è una lacca peel-off. 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 Così vediamo se funziona in diretta. No, come sono sexy. Cioè, non può parlare? Cioè, come? Sempre incatramata? Sì, poi sembra che ho succhiato il sangue. Vabbè. Comunque, vedremo alla fine di questo video. Come sarà? Va bene, vai avanti. Vado. Questo è uno dei miei acquisti. È tutto suo, io non c'ho niente. C'è sempre roba tua. Una collanina. Ti ho fatto partecipe, vedi? Carina, molto carina. Vero che bella. Con una bella scollatura. Scusi. Provi sì, la amore, siccome sì. lei è tutta accollata, proprio scollatura. Ma anche con l'abito che ho provato prima. Di CVC. Sì, ci sta molto bene. Vero? Ci sta vero, che bella. Ci sta molto bene. Mi piace, ti piace? Sì, carina, molto carina. Che a te sempre le mie cose non ti piacciono mai. Ha preso molto da mia figlia, purtroppo. Veramente sono nata prima io. La tua figlia ha preso da me? Esatto. E ha preso molto da mia figlia? Questo lo so anche i nonni sanno, sono le fascette. A che ti servono le fascette? Non sono affari miei, ho capito. Comunque le ha prese bianche e nere, fascette, cioè, lunghe. E tanto si tagliano. E devo prenderti lunghe. Insiste, vuole mettermela su a me, ma sì. Io non metto su questo. Mi sembra una... Meglio che non lo dico. Sì. Ma non rimane così, rimane un velo rimane, Giuse. E voglio vedere il velo che rimane, va bene? Malfidente. Ma tanto anche con i tuoi gusti, figures. Dicevo che non siamo in... Guardate. Siccome te apri te, e poi... Oh, so cosa aprire io. Vai, allora, questo qua. Ma come lo prendi in mano? Sembra che c'hai schifo. Sono robe mie, non ti piacciono? Non ho capito. Cioè, perché io sono una regina. Allora... Guardate un po' cosa, siccome me l'ha detto, io lo so che cos'è. No, vabbè. Allora, questo è... Fai vedere la corona. Arriva, mi è caduto. Qua. È il copri volante. Dai. C'ho una macchinina del cavolo, è piccoletta. Ma però, la rendiamo molto fashion. Abbelliamola un po'. Vedete, hanno tutti i brillantini. Poi questo, comunque, quando fa freddo. Brava, è per quello... Io ci ho sempre fuori. Capisco la macchina, io. D'estate mi cuocio le mani. Esatto. E d'inverno me le congelo. La grandezza adesso è questa. Voglio vedere. Dovete prendere comunque la misura, eh. Comunque è molto bello, mi piace. Questo è 20. Poi ha preso, perché anche io li ho preso, sono quelli
le vaschette per la friggitrice d'aria. Quante ce ne sono queste? Ne hai presi 50 qua? No, 25. 25, così guardi la misura. Ma perché li hai presi rotondi? Sì, ho sbagliato. Quando mi sono arrivate ho detto, ma perché rotondi? Ma quando fai l'ordine non controlli prima? No, arriva a casa stanca, purtroppo arriva a casa stanca. Comunque no, magari li faccio a mezzanotte. Ecco. Sono lì. Per cui lo utilizziamo, poi controlliamo meglio. I miei sono quadrati. E lo so, e tu sei precisa. E io controllo sempre prima. Allora, poi ho preso... li devo mettere in bagno sulle piastrelle quando questi vanno benissimo. C'era scritto di vari colori, ma arrivano come ti arrivano. E non ho ancora capito cos'è. A me dovevano. Oh, che carini! Siccome c'è un gatto che è la peste, no? Allora, sono due, sono fatti così. Così ci attacco le spugne. Questo è bucato e sotto. E quello che mi lava dietro la schiena. Al biadesivo e davanti è fatto così. C'era sfumato sul grigio, neri. A me cosa mi arriva? Tutte e quattro dello stesso colore. Io lo volevo un po' misto. Però. Possibile che non ce l'erano. Prova a guardare, Giuse, se gli altri sono... Possibile. No, vedi, tutti acciaio mi sono arrivati. No, era quale ti capitava, ti capitava. Vabbè. Quindi mettili tutti in una scatola, così almeno roba da portare a casa e te li butti via te. Certo. Comunque sono carini. Vero, amore? Sì. Speriamo che tenga. Questo lo so benissimo che cos'è, è un taglia cuticole. Cosa ci devi fare? A chi devi tagliare le cuticole, visto che le tue le faccio io? E le clienti che facciamo io vedere le unghie. È vero, la mia sorellina mi ha fatto le mie unghiette, guardate. Guardate quanto sono belle. Nude, corte, abbrontolato fino alla fine, perché le volevo corte, e a me piace così, bellissimo. Sì, va bene, belle, dai, ciao. Allora, questo è, c'ha il cappuccio. Arrivo. Io faccio i piedi alle clienti, mia sorella ha le mani, io faccio i piedi, e quindi... Ma lei fa, tu fai anche i calli. Sì, sì. Brava sei, alle signore di una certa età. Sì, che poverine, non possono uscire di casa, allora io vado. Esatto, tanto brava sei alle nonnine. Sì. Poi c'è sto a fare qua. Allora, vi ho detto che la mia macchinina è piccoletta. Non lo so perché i due finestrini, come si specchietti, chiamano? Gli specchietti, Roberto, specchietti. Sono sempre, non si vede niente. Sono sempre così, fammi vedere. Sto facendo vedere. Ecco, così. Adesso voglio provare a vedere se mettendo in pratica queste pellicole. Allora, avete presente quando si mette la pellicola per il, come si chiama, il cellulare? Ecco, questa è la stessa tecnica. C'è questo dentro. Ah, questa non serve. Sapevo. Sì, prima lo devi pulire, prima col 1, poi col 2. E questo serve per schiacciare questo. Controlla bene che... Allora... Vedete che c'è scritto prima l'uno, prima di mettere l'uno e poi il due togli. Quando vieni a casa mia a farmi questo lavoro? No, io non ho pazienza. Ma te pareva? Oh. Perché l'ho comperato? No, perché se non togli le etichette, come c'è scritto, ti ci impiccica tutto e sbagli. Bisogna seguire l'uno e il due. Vabbè, vieni tu. E basta. Poi abbiamo questi qua. Questi sono bellissimi. Vabbè, questi lo sapete, dai. Questi sono... Per il trucco, sia per qua, scusi, sia per qua che per qua. Allora, sono adesivi, vedete, sì. Adesivi, qua è tipo carta e va messo esatto qua per fare tutte le belle sfumature. Esatto, io lo uso. E non scarligare fuori. Sì, quando mi trucco, bene, c'ho le labbra che sono... Forse bisogna toglierlo. Bisogna toglierlo, Giusy. Mi sembra secca. Vuoi provare? Vado di là a toglierlo. No, dovessi toglierlo qua. Ma come faccio? Avvicina, dai. Io vedo che... Sentimi, se mi... Guarda, mi sto rovinando le allora unghie. Vuol dire che non è ancora ora. Aspettiamo. Sì, perché non ti dovresti... Continua tu, io mi pulisco il dito però. Allora aspetto. Allora, mia sorella ha detto che non è rimasto niente. Guardatela bene. Dite voi, per me non mi sembra che mi è rimasto.
qualcosa. Diciamo che secondo me devi metterlo comunque sulle labbra molto idratate, molto prima. Morbide e non secche secche. Secche secche. C'è un brufolo che mi fa male, madonna, solo a toccarlo. Comunque stai bene. Dici? Mm-hmm. Sì, sì, stai allora bene. Allora lo vuoi anche tu? No. Se ci fosse magari un color nude. Ma perché è a me così? Il nude... Lo vedi? No, non mi piace quella tonalità, mi piace... Comunque sono ecco, tre le tonalità. Ecco, tipo questo mi piace. Vedi, a me sulle unghie mi fa schifo, però sulle tocche no. Ha detto allora. Che le mie unghie fanno schifo. Ma cos'è questa caghetta qua? Non è una caghetta, no. Adesso vedrai. Sei tu che devi aprire. Comunque. Appunto, perché mi esatto. Va il lavoro, aspetta. Non lo so io. Che goduria. Allora, aprire le cose che non si sa. Che cos'è? Lo so che cos'è, lo so. Vabbè, grazie, però... È un... Tempera? Scusami, ma... Allora, domanda da milioni di dollari. I buchi dove sono? Cosa ho comprato, Giusto? Non lo so, aspetta un attimo che c'è... Sicuramente c'è... Questo poi cos'è? Perché c'era una vite qua? No, non è una vite, quella, questa. Allora, ah, questa... per la pulizia? Esatto, e non perderlo perché, anzi, che questo va qua. Questo va qua. Serve per la pulizia, che io non ce l'ho, e serve veramente tantissimo. Ok, adesso scopriamo dove cavolo devo infilare le matite. Aspetta un attimo, perché secondo me... Io l'ho preso perché ho diversi matitoni di diverse grandezze. Ho detto, vabbè. Eccolo! Ok, qua a due. È bello perché ha quattro misure diverse. Praticamente capito? Va ad incastro, vedi? Hai capito? Hai sentito che fa il tac? Sì. Adesso mettiamo questo e poi a posto. Ok, montato e chiuso, è così. Molto bello, molto bello, molto bello. Sei stata brava? Sì, molto. Infatti l'avevo visto questo, però adesso ce l'ho, non mi serve, allora l'ho preso. Vabbè. Cos'è la roba? Non mi ricordo. Non lo so, l'hai preso te. Ah, mi ha fatto carino. Prendere le cose e mi ha detto non aprirle, perché le apriamo insieme. Ah, le calze. Che profumo che hanno. Sentiamo. Roberta, ma ti va bene queste? È taglia unica, che cosa ti devo dire? C'ho 42 di piede. Esatto, parliamone. Taglia unica, cioè. E tira un po'. Però sono carine. Belle, da far vedere anche con la scarpa. Sono profumate. Io non sento questo gran profumo, comunque. Sì, è profumo di cotone. Ma... Comunque sono quattro paia e c'è grigio, così, bianco, nero e marrone, molto belle. Il motivo è questo qua. Da mettere anche con le scarpe, le polacchine, da mettere con le scarpe. E il problema è proprio quello, che fanno sempre taglia unica e non anche pensano... Anche con la gonnellina! Alle nostre pinne. Molto fashion, Roberta, molto fashion. Adesso ho trovato che Zara fa addirittura il 42 di piede. Alleluia, alleluia! Ok, questo è per il mio gatto, visto che... Gatto? Sì, visto che quando vado la lettiera io ce l'ho in cameretta, dove per me è ci sono solo armadi, è diventato una cabina armadio, una cameretta, e lì ho messo la lettiera. Fermati. Il mio gattino, dicevi? Sì, il mio gattino in pratica con la lettiera, il profumino delle sue feci, io quando pulisco do anche una bella profumata all'ambiente. Adesso questo qua è nuovo, lo voglio provare. Che profumazione è? Che c'è qua, c'è una pianta, non so qual è, l'olivo? Ma perché mi fai tutte queste domande strane? Io l'ho visto. Perché quando compri qualcosa non guardi? Cos'è questa? Questa è una pianta, non so che cos'è, però non riesco a... Sono menta. Senza occhiali. Può essere menta, senza occhiali, vabbè. Comunque questa, vabbè, poi vediamo. Parliamo. Ce lo farei sapere magari, perché siccome magari qualcuno c'ha qualche animale, può essere utile. No, vi faccio sapere se poi funziona, che è un buon profumo. Giusy è, sì? È un po'... È bagnato, fa niente di importante. adesso asciutto, dai. Vado a prenderne un altro, Che cosa sarà mai? Shiglem. Dai, dai. Sei già andata a sbirciare, è rotto. Dai, dai, dai.
Che cos'è, Giusy? Dimmi te, dimmi te. Aprilo che non ho ancora aperto. È la... È rotta la scatola? Non ho visto il colore. Aspetta che ci credo io. Guarda, guarda, sarà sicuramente sigillato. Aprilo. Comunque marrone, brown, brown. E cosa serve, Giusy? Ah no, non è neanche sigillato. Vabbè. Per fare le liner. Sì, visto che ho comperato anche il pennellino, quello apposta, proviamo e vediamo. Te piace, Giusy? Te piace? Questo tesoro, aspetta, facciamo così. Dimmi, ho sbagliato anche qua? No, no, ma questo va benissimo per le sopracciglia. Ah, non è per... No, no, anche le liner, c'è scritto le liner. Ah, ok. Vedi come si sfuma molto bene? Sì. Sì. Vediamo. E poi quando si asciuga, vedi? Certo, e poi sopra ci si mette anche un po' di ombretto. Poi ovviamente, questo è brown ovviamente. Cioè non... nero e bianco, mi sembra. Bianco. Comunque, quello che volevo dirvi è che anche in caso, in questo caso di mia sorella, mi ha già preparato da qualche parte. Aspettate, ve lo faccio vedere. Tutti i codici. Sì, sì, dopo... Sia di dei vestiti che, come si dice, di quello che sto facendo vedere, della, di Shein. Roberta, c'è l'ultimo pezzo, poi basta. Amore. Abbiamo già finito. Vabbè, ma ho già nel carrello altre cose se vuoi, Vabbè. Non c'è problema. Allora, visto che io, il mio compagno non mi aiuta a fare niente, dietro alla televisione ci sono fili, per questo le fascette e per questo questi che si attaccano. Questo. Allora, sono questi qua. Che si attaccano e si mettono all'interno i fili. Aspetta, faccio vedere, vedete? Eccole lì. E questi qui. Ho fatto qui bene, Giusy? Sono adesivi, biadesivi. Esatto. È un biadesivo anche molto, abbastanza spesso. Aspetta, poi lo faccio vedere. Poi vi dico se funziona, Sì, per mettere un po' d'ordine di tutti i filacci, c'è ragione. Esatto. Molto, molto bravo, molto bravo. Sì, bisogna arrangiarsi perché qui ci aspettiamo gli uomini. Ciao. Bravo. Allora, noi abbiamo finito. Purtroppo. Depressione mille, ma abbiamo finito. Complimenti, Robby, quante cose belle che hai preso. Non mi sembravi tanto convinta. No, comunque, il rossetto ti sta bene, non è vero che non si vede. Dici? Allora, dopo ti faccio vedere lì allo specchio, perché qua comunque, sai, è la telecamera, non è che rispecchia tanto. No, visto lo specchio che non si vede niente. Da come doveva ti metto essere. Gli occhiali, poi vedi, va bene? Ah, ecco. Può essere. Allora, ragazzi, io vi ringrazio ancora, vi ringraziamo ancora, sì. Perché anche nell'ultimo video... Sì, ho risposto, avete visto che fatta, ho risposto, ce l'ho fatta. Ci sono state alcune ragazze, allora intanto dobbiamo ringraziare tutte perché anche con un commento, con un cuore gentilissime, veramente davvero. Hai delle belle persone a fianco, è vero, che ti seguono. C'è stata una ragazza che ha scritto una frase che mi ha commosso veramente tanto, perché ha scritto che io, cioè il mio canale, perché ovviamente è coinvolta anche mia sorella in questo, il mio canale è il bello di YouTube, una delle cose belle di YouTube, e mi veramente non pensavo mai di ricevere un commento così bello come questo. Sono molto onorata di avere delle ragazze che mi seguono come voi, tutte molto carine, dalla prima all'ultima. Io adoro... rispondere, adoro quando mi scrivete, lo sapete, adoro rispondere perché anche a mia sorella è bello avere questo, come si dice, questo rapporto, no, con le followers, avere quando si risponde con persone, insomma, perché no? Spesso e volentieri, io ci sono passata anch'io, fai una domanda, non ti ascoltano nemmeno. E niente, io vi ringrazio ancora, vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze! Vi voglio bene! Un bacione!